L'Aquila tra qualche anno potrebbe avere un ospedale nuovo di zecca in una zona che ancora non è stata individuata, e questo attraverso lo strumento del project financing. Anche se non c'è nulla di ufficiale, questa sembrerebbe un'ambizione dell'assessore regionale Silvio Paolucci, emersa nel corso dell'incontro degli stati generali della sanità promosso dal comune dell'Aquila. La regione, ha detto Paolucci, ha destinato la quota pubblica di 40 milioni per una struttura sanitaria al posto del San Salvatore, con i restanti 80 a carico del privato, un privato però del quale ad oggi non appare traccia. Il project financing è uno strumento che prevede generalmente una proposta progettuale da parte di aziende private sul quale l'ente pubblico dovrà dichiarare la pubblica utilità, per poi indire una gara comunitaria nella quale il proponente ha il diritto di prelazione. Negli anni l'unica proposta riguardante un intervento sul San Salvatore, come ricorderete, è quella dell'azienda Guerrato Mancini, arrivata a buon punto ma poi bocciata per il ricorso al concordato a cui è andata incontro la capofila Guerrato, un colosso del settore. Il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, su tutto questo è stato molto cauto e si è limitato a dire tutto in alto mare, perché non abbiamo finanziatori e nessuna proposta. È emerso anche durante il dibattito che bisogna ricorrere al nuovo ospedale sia per avere una struttura più sicura in una zona sismica e sia per l'elevato costo, circa 15 milioni di euro all'anno, necessari per la gestione attuale del San Salvatore. Il sindaco dell'Aquila Biondi è apparso abbastanza favorevole all'ipotesi, in base alla considerazione che tra 20 anni il San Salvatore sarebbe obsoleto, una soluzione andrà trovata. Il vice sindaco del capoluogo, che è anche un dirigente medico, Guido Liris, ha espresso la raccomandazione che nel nuovo progetto non si assente la parte sanitaria del territorio aquilano.